Quindi in questo borgo che vivono poche persone, quante persone vivono? Ci siamo una trentina. Una trentina di persone. E come si trascorre una giornata qui a Rodino Scalo? Vi vedete, vi incontrate? Andiamo la macchina, andiamo a Agropoli, a casa Arbalino. Però qui non c'è più niente, non c'è un bar, non c'è... No, è già chiuso il 93. Questa sera c'è appunto un omaggio a Giambattista Santi, che praticamente è l'autore di questo film bellissimo, L'ultima fermata. Tra l'altro il padre, io per esempio invito Paolo Speranza. E il papà era uno di quei pionieri del cinema itinerante, diremo oggi, che montava, arrivavano nei paesi con il furgone un po' più grande di questo, noleggiamoci, forse anche più piccolo, montavano il telone. Signora Maria Capossela. Libretti assicurazione. Alessandro, parlaci un po' del vostro progetto, perché l'orchestra eccellente è bellissimo. Sì, salve, buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera siamo una rappresentanza, appunto, un quintetto di ottoni. È nata questa idea di creare dei gruppi più piccoli nella nostra orchestra, perché noi, io e un altro mio collega, Leo Capezzuto, dirigiamo un'orchestra di fiati del Cilento, composta da 40-50 ragazzi prettamente del Cilento. Mm-hmm.